Che cosa? Che cos'hai? Niente, non preoccuparti, ma ti stavo dicendo di Toshiko. A quanto pare ieri Atsushi se l'è riportata in camera. La faceva tanto lunga e poi... Una volta nella sua tana, lui praticamente le è saltato addosso. Miki? Stai andando a lezione di pianoforte? Sì, esatto. Tu sai che mi aspetto molto da te, perciò impegnati. Ci conti. A proposito, maestro, come va oggi? Si sente un po' meglio? Sì, grazie. La mia assenza ti ha creato dei problemi? No, si figuri. Si va sempre così di fretta. Vorrei poterti parlare con più calma, Miki. Che ti piglia ora? Ehi! Neanche oggi. Non so, se ti va potremmo cenare insieme. Non devi preoccuparti. Penserò io al consiglio degli studenti. Il consiglio degli studenti? Potremmo usare loro. Forse hanno spiriti abbastanza forti da forgiare una spada che possa sconfiggere Utena. La mia rosa nera dice così. Non dimenticare che sono già stati tutti sconfitti in duello. Il loro cuore non era all'altezza. Non ci sono molte persone in grado di controllare il proprio cuore. E poi per loro è più difficile. Sono così giovani. Dovremmo far sì che le spade delle loro anime vengano impugnate da altri. Dall'unione dovrebbe nascere un duellista più forte. Capisco cosa intendi. Se servirà a fare di te la sposa della rosa, tenterò anche questa via. Ma per estrarre la spada della loro anima... ci vuole una mano che possa stringere il loro cuore. Kozue? Dico, Zue, è vero che hai cambiato di nuovo ragazzo? Io non li cambio mai, ne aggiungo un altro alla collezione. Oh, Kozue! È facile, datevi da fare anche voi. Potresti darci una mano? Perché non ci presenti tuo fratello? Potrei farlo. Ma purtroppo per voi è già interessato a un'altra ragazza. Ah, mantieni la calma. È facile. Scusa, Emmia ti andrebbe di suonare un po' insieme a me domani. Coraggio! Ciao, Miki! Ciao, Utena, passavo di qui per caso e non stavo facendo niente di male, cioè voglio dire niente di strano. Insomma, io... Ehi, Memia, guarda, c'è Miki, è venuto a trovarti. Ecco, veramente io non avevo intenzione di venire qui a disturbare Anti. Il fatto è che mi trovavo nei paraggi e così ho pensato che magari... Buongiorno, Miki. Io penso che... Sì, cosa? Io penso che Ciuciu sia davvero uno spasso. Si chiama Ciuciu, non Ciuciu. Se no sembra il verso di una locomotiva. A me invece non dispiace affatto, anche Ciuciu è un nome carino. Sul serio, anche a te piace Ciuciu come nome? Direi proprio di sì. Oh, anche a me, molto. Abbiamo qualche cosa in comune. Oh, scusatemi. Non so cosa m'abbia preso, dico un male di sciocchezze. Ecco io! Sì, dimmi. Su, Miki, un po' di coraggio. Senti, Memia, se non hai nient'altro da fare, che ne diresti di suonare insieme a me domani? Io vorrei soprattutto farti conoscere il mio maestro di pianoforte. Sono sicuro che apprezzerà molto il tuo modo di suonare. Oh, dimmi di sì. Ti prego.
Cos'hai da dirmi? Ti ascolto. Solo questo. L'incidente della settimana scorsa, quando un insegnante è caduto dalle scale, non è stato esattamente un incidente. Corre voce che in realtà sia stato spinto. Lui continua a sostenere di non sapere come sia accaduto, però ieri qualcuno gli ha telefonato per avvertirlo che la prossima volta gli andrà molto peggio. Sei sempre al corrente di tutto, Yuri. I miei complimenti. Non è vero. Ci sono cose che ignoro. Ad esempio, il motivo per cui odi quel tizio. Lo detesto perché continua a... Fare cosa? Il fatto è che io non tollero che qualcuno infastidisca Miki. Ho preparato del frullato. Ne vuoi un po'? No, ti ringrazio. Lo fai sempre troppo dolce per me. Salve, tu sei Kozue, non è vero? Miki mi ha parlato molto spesso di te. Ah, si vede proprio che siete gemelli. Se anche tu indossassi l'uniforme maschile, non ti distinguerei da lui. Io non assomiglio affatto a Miki. Quella ragazza con gli occhiali, sai come si chiama? Certamente, quella è Auntie Memia. Come mai ti interessa? Oh... Se il guscio dell'uovo non si spezza, il pulcino morirà senza essere nato. La stanza della libertà e la gabbia della libertà nascondono la vastità del cielo e proteggono il pulcino. Spezziamo dunque questa gabbia per poter rivoluzionare il mondo. Allora, qualche osservazione? No, nessuna. Nessuna. Bene, da questo momento sostituisco mio fratello. Ho i requisiti necessari. Avete obiezioni da fare? No, nessuna. Nemmeno io. Però? Ultimamente non abbiamo più ricevuto lettere dal confine del mondo. Davvero? C'è un ragazzo che è innamorato di Anti. Perché? La cosa ti preoccupa? Beh, lei è mia sorella. Comunque, sono contento che cominci a fare conoscenze qui a scuola. È molto fortunata ad avere un'amica affettuosa come te. Le vuoi molto bene, vero? È bello vedere quanto ti preoccupi per lei. Tu dici? Chissà, forse il tuo atteggiamento mi commuove perché io sono rimasta senza famiglia. E quindi non so cosa significhi avere un fratello maggiore. Che cos'è? Questa è la luna, giusto? Esatto. È qualcosa a cui di solito non pensiamo. Però qualche volta il fatto di poterla guardare ci consola. Strano, Immemia non è ancora qui. Forse sono io che sono in anticipo. Hai visto tutto? Sto aspettando. Allora non hai niente da dire? Cosa vuoi che dica? Ah, Immemia! Scusa per il ritardo, ma mi sono fermata un po' nella serra.
Figurati, sono così felice che tu sia venuta. Siediti. Ho un appuntamento per un colloquio. Ti stavamo aspettando, accomodati. Sono Kozue Kaoru, frequento questa scuola. Terza media, sezione B. Bene, comincia pure. Ho un fratello gemello che si chiama Miki. Fin da quando ero bambina mi ha sempre trattata con grande affetto e gentilezza, ma ultimamente ha cambiato atteggiamento. Fa finta che non succeda mai niente di male. Se mi vede in una situazione disdicevole, si comporta come se la cosa non lo riguardasse, ma io so che in cuor suo sta soffrendo. Così ho preso a frequentare della gente che lui detesta. Però... Più a fondo. Cerca più a fondo. La verità è che Miki pensa sempre meno a me e sempre di più a un'altra ragazza. Ho paura, sento che lo sto perdendo. Sì, capisco. Non ti resta altra scelta che rivoluzionare il mondo. La tua strada è già stata preparata. Ma che cos'hai? Che cosa stai facendo? Che cos'è quell'anello? Perché non ti piace? Eppure è così simile al tuo. Quella che porta al petto è una delle rose fiorite al confine del mondo. Questo è il tuo nuovo potere. Coraggio, afferralo senza esitare. Oh no, accidenti, hai visto? Non c'era da aspettare. Cosa c'è? Guarda, hanno rimosso le date degli esami. Non so se sia peggio aspettare o affrontare la dura realtà. Oddio, abbiamo matematica e inglese lo stesso giorno. Edizione straordinaria! Abbiamo caffè bollente, panini imbottiti e birra gelata. Abbiamo caffè bollente, panini imbottiti e birra gelata. Che ci fai qui? Dovrei esserci solo io in questa vettura. Abbiamo caffè bollente, panini imbottiti e birra gelata. Silenzio! Non voglio mangiare niente, non voglio bere niente! Bene, allora ignorala. A me, scusi, vorrei un caffè e un panino. Bye.
Sei tu lo sfidante. In nome di questa rosa nera, io vincerò il duello e ucciderò la sposa della rosa, lo giuro. Tutto questo a causa di quella strana rosa, vero? Sì, è probabile. Su, cosa aspetti, Utena Tenjo? Estrai la tua spada, oppure la sposa della rosa sarà mia. Quella posizione è uguale e identica a quella di Miki. La forza di rivoluzionare il mondo! Basta così! Svegliati, Kozue! Cerca di tornare in te! Io ucciderò Anti! Dovete scomparire tutti quanti, ad eccezione di me e Miki. Questo mondo è un vero e proprio! C'è un grande potere nella sua spada. Certo, è lo splendore di Miki. È la fine per te. Sta attenta, Utena! L'ha fatto per il fratello, vero? Kozue. Un fallimento. Ma era solo il primo tentativo. Ci restano sempre gli altri membri del consiglio. Che è successo al sigillo della rosa nera? Sigillo della rosa nera? Che cos'è? Niente, lascia perdere. Ma davvero sono svenuta per via dell'anemia? Sì, dovresti riposare di più. Senti, mi faresti un frullato? Certo. Eccola lì come sempre. Di solito non pensiamo alla luna. La diamo per scontata. Però poterla guardare di quando in quando ci consola, vero? Coraggio, vieni, Anti. Stanotte ti consolerò io. Ciu, ciu.
Dimmi, Utena, tu sai cos'è un campanaccio? Un campanaccio? Non lo so con certezza, credo di non averne mai visti qui in giro. Caspita, Nanami, come ti si addice quel campanaccio? Ehi, Nanami, che cosa ti è successo? Sembra quasi, come dire, che tu non sia più umana. Tutto questo nel prossimo episodio. Il campanaccio della felicità. Il destino assoluto, Apocalisse. Beh, questa volta hai esagerato, Nanami.